Ciao a tutti amici, oggi un altro interessante esercizio, ok? Anzi, addestramento è più corretto. Utilizzerò per il primo target il Misericordia, la nuova lama appunto by Estrema Ratio. E dopodiché successivamente faremo un paio di colpi per vedere appunto come reagisce, qual è la tipologia di impatto che ha nel momento in cui appunto vado a attaccare il bersaglio. E immediatamente, come vedete, ci sono tre target, ok, che andrò appunto a sfruttare utilizzando la pistola. Vedremo quindi quanto è complesso l'utilizzare il coltello, impattare su una superficie che in qualche modo è abbastanza simile e rispecchia un po' le caratteristiche del corpo umano, e di conseguenza è interessante anche qua comprendere. Spiego sempre che questi tipi di addestramenti sono rivolti a professionisti del settore, quindi militare e paramilitare, ma che sono anche utili per comprendere effettivamente la pericolosità. E mi rivolgo a tutti quegli istruttori che insegnano disarmi da coltello, non appunto lavorando con un'arma vera, e di conseguenza non hanno la benché minima idea che questi tipi di disarmi possono eventualmente essere applicati da chi ha una vestizione, quindi una protezione, e quindi chi svolge questo in maniera professionale. Tutti i civili che normalmente utilizzano una vestizione normale, quotidiana, una camicia, una maglia, un maglione, un giubbotto, ecco, difficilmente potranno in qualche modo bloccare o disarmare. Quindi, se si conosce di più il coltello, forse si comprende anche che è quasi impossibile disarmare una persona armata di coltello, o almeno disarmarla con le caratteristiche tecniche che normalmente si vedono nei social. Possiamo utilizzare altre, diciamo, armi improprie, quindi possiamo utilizzare ciò che il panorama urbano ci offre, o possiamo sviluppare delle capacità indotte quindi da un addestramento per colpire sapendo in che modo, sapendo dove. Normalmente la maggior parte dei marzialisti, e questo è il grosso e grave problema che purtroppo hanno molti, quando tirano i pugni tutti quanti tirano tendenzialmente al viso. Ecco, questo diciamo che non sempre può essere utile come strategia. A volte cambiare, quindi applicare dei colpi che siano in qualche modo non convenzionali per la grande massa è molto meglio. In questo modo si può fruire quindi di quella capacità, di quella situazione strategica che in qualche modo può garantire nei limiti un momentaneo successo. Dopodiché andremo a vedere quelli che sono tutti gli aspetti. Spesso mi si dice scappa. Vi ricordo che un criminale che è abituato a fare questo avrà una struttura fisica migliore rispetto alla nostra, avrà anche la vestizione che sarà più idonea, conoscerà anche l'ambiente in cui si muove, quindi è fondamentale che se noi non conosciamo l'ambiente, se non abbiamo la vestizione idonea, se non siamo ben in qualche modo proporzionati fisicamente, difficilmente potremmo scappare, anzi potrebbe diventare appunto esattamente il contrario, un grosso problema perché si dà la schiena ed è quindi molto più coinvolto emotivamente il criminale, ok, a colpirci. Grazie, mi raccomando, per quanto riguarda i manichini uso i target della 3D, il Top, Glock 17 e il Misericordia della Estrema Ratio. Grazie. Via.